Abbiamo qui Federico Buralli, che è capocannoniere della Serie A2, come ho detto spesso in telecronaca, che anche stasera ha segnato 3 gol e è stato, diciamo, il giocatore che si è evidenziato sia in attacco che in difesa. Risultato del 4-2 sul Follonica, impressioni a caldo? Impressione a caldo è che la mia squadra è stata brava a gestire la partita, siamo andati in vantaggio, credo anche meritatamente, vedendo le occasioni. Nel finale abbiamo un po' sofferto, magari un po' di gamba, loro erano più giovani e spingevano più di noi, però siamo stati anche bravi poi in fondo a fare il gol che ci ha permesso di star tranquilli e di chiudere la partita con 2 gol di vantaggio. Dici la verità, il gol dall'area, un gol voluto o un gol arrivato sì per fortuna? Beh, io tiro, poi se il gol viene, diciamo da laggiù non ci tiravo da tanto, un gol così forse lo facevo nelle giovanili quando portieri non c'erano, però fa piacere, è sempre bello quando si segna. Bello, bellissimo gol, complimenti a Buralli che si conferma capocannoniere con 3 gol più, quindi va a 41 gol Buralli, che ha permesso appunto a Castiglione di essere secondo in classifica. Complimenti ancora. Grazie a tutti, buona serata.